vi volevo fare questo videino. Ci ho pensato oggi quando si parlava sul gruppo del Revival Drive, e Silvio aveva detto il discorso: fai sentire sul clean, e c'era stato il discorso. Ma come, col blend o senza, o solo come overdrive? E mi è venuta voglia di farvi sentire appunto il paragone dello stesso settaggio del pedale messo come overdrive e come blend. Lo faccio sentire anche velocemente sfruttando una possibilità che ha il Revival Drive. Praticamente, impostando questo switchino dietro, qui ci sono dei 3 dip switch. Il secondo, se tirato su, ti dà la possibilità di avere due parti identiche col main assist con rectifier. Adesso mi vedete, le ho impostate nello stesso identico modo e vi farò sentire come suona e impostato come col blend, quindi con una parte di dry e una parte di OD, o soltanto come OD puro. Le due parti sono impostate in questo modo: il preamp in modalità G-Big e Britain, che praticamente dovrebbe imitare una sorta di preimballato Marshall con medi alti a palla e le basse controllate. Il bright cap è sempre di stile Marshallesque, quindi che fa passare medie alte. Il controllo more presence l'ho impostato sulla parte more, quindi va a agire sul negative feedback, me ne va a togliere un pochino. Praticamente questo controllo, se è ore 12, va a voler replicare in qualche modo una Marshall Plexi a livello di negative feedback col presence a zero, quindi aumentando, poi si aumenta su quel tipo di negative feedback il presence, andando a portarlo invece in senso antiorario dalla parte more. Si va a raggiungere al massimo un negative feedback zero, come sugli AC30 e così via, e qui poi ci sono le parti in between, e praticamente più togli il negative feedback, più aumenta il guadagno. I lows invece adesso li ho messi qui, me lo sono rispiegato bene dopo aver parlato con Gianca, e diciamo devo sperimentare per ora, giusto per trovare una parte. Ma a quanto ho capito, i lows funzionano in questo modo: tutto in senso orario ha l'opportunità di distorcere sulle basse. Non è un controllo di, come posso dire, di quanti bassi sono, ma è quanto i bassi distorgono. E quindi tutto al massimo, riprende un po' il modo di distorcere del GTM45, quindi con i bassi che distorgono completamente, che quindi si possono imballare, diventare un po' fangosi. Tutto in senso antiorario è la Plexi, la 1959, che è appunto dove i bassi rimangono sempre puliti. A metà siamo su nel territorio blackface, qui siamo un po' tra blackface e Plexi. E niente, dai, per aver chiacchierato troppo, skill pulita sul canale drive con la Les Paul, questo è il clean. Faccio sentire, le due parti suonano, diciamo, pressoché identiche adesso, perché vedete il dry, il blend è allo stesso punto. Sono praticamente su un pulito, ho dovuto alzare molto il dry gain per trovare un po' di equilibrio. Ora adesso vado a mettere questa parte in pieno overdrive e il dry gain praticamente non servirà a niente. Vediamo un po' se dovrò regolare l'output, perché non lo so. Allora, torniamo puliti. Col blend. Tutto di probabilmente devo alzare l'output della parte tutto di, perché adesso è un po' più basso, se lo va a sentire pulito. Distorto. Ora ci siamo.